Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Io sono Thomas e oggi vi spiegherò, anzi vi mostrerò come aggiungo gli effetti sonori per le mie animazioni. Vi metterò un link in descrizione dal quale potrete scaricare il pacchetto che utilizzo per le mie animazioni. Utilizzerò After Effects. Ho diviso lo schermo in due finestre, una nella quale diciamo ho tutti gli effetti sonori e l'altra nella quale ho il mio progetto, così sarà più facile importare gli effetti sonori. Qui ho una clip e niente, possiamo iniziare. Il primo effetto che andremo ad aggiungere è quel fruscio che si sente quando si muove qualcosa. Quindi lo troviamo nella cartella Pepper Sound Pack, Fighting. Scendete in basso e troverete tutti questi effetti. E questo effetto si utilizza quando c'è un movimento di qualcosa e deve adattarsi alla velocità del movimento, quindi non deve essere né troppo veloce né troppo lento rispetto al movimento. Ho trovato questo movimento iniziale, come potete vedere, quindi andiamo a cercare un effetto che più si adatti a questo. Ok, ho trovato questo suono. Quando avrete trovato il suono, trascinate nel vostro progetto, lo mettete nella timeline, aprite le impostazioni del suono e potete vedere la forma d'onda del suono. Lo sentiamo e lo cerchiamo di muovere in modo tale che si adatti al movimento, ecco. Ok, bene ragazzi, ho trovato la posizione perfetta, diciamo abbastanza per questo suono. E per prima cosa però, la prima cosa che andremo a fare è lavorare un po' sul livello dell'audio, quindi aggiungiamo un keyframe. Ho modificato un po' il livello dell'audio, ho abbassato un po' il volume. Io ho aggiunto un fade in, così può andare. Adesso andrò ad aggiungere tutti questi effetti sonori e poi vi mostrerò il risultato finale. Ecco qui ragazzi il risultato finale. La seconda cosa che andremo a fare ora è aggiungere l'effetto dell'hit, l'effetto che si sente quando questo personaggio tira questo calcio a quest'altro personaggio, oppure quando si tira un pugno e c'è proprio il colpo, il suono di questo pugno. Cosa dobbiamo andare a fare? Semplicemente cercare un suono che si adatti non alla velocità questa volta, ma alla forza con la quale avviene questo calcio. Lo troviamo denominato hit nella cartella sempre dove fighting, dove abbiamo trovato l'effetto push. Essendo un calcio, dobbiamo cercare un suono abbastanza forte, no? Come vedete ho aggiunto il suono dell'hit, ora andremo ad aggiungere però un altro suono, quello quando questo personaggio cade. Ecco qui ragazzi, sentiamo il risultato finale. Dovrete alzare il volume delle hit e abbassare un po' quello del push, perché le hit avranno un suono più forte di quello, quindi dovete assicurarvi che si sentono più degli altri effetti. Una cosa che faccio spesso è andare nella cartella All Sound, Minecraft Sound, Sound Effects, Damage e aggiungere l'effetto di damage di hit che si sente proprio quando siamo nel gioco, no? Che hitiamo qualcosa. Lo aggiungiamo e il risultato è benché ok, anzi può andare benissimo così. Dopo aver aggiunto il fruscio e le hit, la cosa che vado a fare è aggiungere l'effetto dei passi, l'effetto della camminata. Gli effetti li troviamo sempre nella cartella Pepper Sound Pack, ma questa volta nel footstep. Il suono che andrò ad utilizzare è questo. Come vedete sono diverse versioni, perché ovviamente il suono non è sempre lo stesso. Vi consiglio di utilizzare sempre suoni diversi da quelli che avrete utilizzato. Sentiamo il risultato finale. Un altro effetto che andremo ad aggiungere è l'effetto dell'acciarino, l'effetto che manca qui quando accende il fuoco. Ho deciso ragazzi di aggiungere anche l'effetto dell'acciarino e della spada. Sentiamo il risultato finale. L'ultima cosa che andremo ad aggiungere saranno gli effetti delle voci, e questo processo è abbastanza difficile perché vado spesso a cercare dei video, delle spezzoni di film, delle spezzoni dei combattimenti su YouTube e poi li vado a convertire in MP3, li
in caso cambio la tonalità della voce e poi li inserisco nel mio progetto. Ora qui questo processo l'ho già fatto, vi metterò il file del video in descrizione. I suoni che ho preso li ho trovati su un video di The Karate Kid. Ora vi mostro il risultato finale. Come sentite c'è questo noise, questo suono diciamo di sottofondo che dà abbastanza fastidio, ma non possiamo farci niente, dobbiamo semplicemente coprirlo quando andremo ad aggiungere la musica. Ora aggiungo la musica e sentiamo il risultato finale. Non è uno dei migliori risultati che abbia ottenuto, ma è decente per quello che poi volevo mostrarvi. Come sentite alcuni suoni sono un po' svaniti aggiungendo la musica, ma potrete semplicemente alzare il loro volume dopo averla aggiunta. Bene, il tutorial è finito, spero che vi sia stato utile. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda che avete, scrivete un commento in descrizione e ci vediamo noi al prossimo tutorial. I walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If I knew the moves, I smoke under the